Panchine Pensanti è il nuovo progetto del pluricampione Franco Bertoli, un progetto formativo, educativo e divulgativo che vuole raccontare lo sport partendo dai protagonisti che lo vivono, vale a dire gli atleti e da chi sta loro accanto, in particolar modo allenatori, dirigenti e genitori. Un progetto presentato a Milazzo grazie alla brillante intuizione dell'assessore allo sport Antonio Nicosia. Panchine Pensanti è un progetto per migliorare la relazione tra allenatori, atleti e genitori, questo tema di questo triangolo che a volte diventa conflittuale e rovina l'atleta ma rovina anche la relazione tra le parti. È anche un progetto della scuola perché lo studente, il professore e il genitore sono sempre tra di loro o in armonia oppure a volte in conflitto, e questo progetto, come dire, è un progetto formativo, educativo, culturale, proprio per riflettere, per essere attenti a lavorare bene come genitori, come allenatori, come professori, come atleti, per raggiungere il risultato, perché se c'è armonia e se il triangolo diventa un cerchio, le cose funzionano meglio, ma non solo funzionano, arrivano anche risultati migliori. Lo sport è cambiato, il mondo è cambiato, ma prima c'era il mental coach. Diciamo che il coaching e il conoscere se stessi è una cosa, abbiamo parlato dell'oracolo di Delfi, quindi sono secoli e secoli fa, e Socrate era proprio, come dire, il maestro che prima di tutti ha iniziato a fare il mental coach. Sicuramente adesso è molto più conosciuto, allenare la mente è una parte che tutti gli atleti, ma non solo gli atleti, anche i manager si prendono cura, perché la nostra energia, il nostro stato d'animo, lo spirito di una persona è la parte più importante. Ci vogliono le competenze, ma se poi tu non sei nello stato d'animo giusto, non vai in campo con lo spirito necessario, la tua partita, la tua prestazione cala, e questa oggi è allenabile, è scienza. Le scienze delle formazioni ci danno proprio degli strumenti per migliorare noi stessi, per essere il meglio di noi stessi, quindi è un lavoro molto molto concreto. Poi a volte quando le cose sono nuove, a volte vengono criticate o meno, e dipende come sempre dalle persone, che puoi essere un bravo o meno bravo mental coach, come un allenatore di Serie A o di terza divisione. Da atleta ha vinto tantissimi scudetti, coppe campioni, un bronzo alle Olimpiadi, che ricordi ha? Bellissimi, è stata un'esperienza fantastica che mi ha formato, perché mi ha fatto essere quello che sono. Poi io sono stato un po' istrionico, perché io lo scudetto e la Champions l'ho vinta anche da allenatore, l'ho vinta anche da general manager, quindi ho fatto tutti i percorsi vedendo tutte le sfaccettature della vita sportiva da dietro la scrivania, dalla panchina oltre che dal campo. Mi ha arricchito enormemente, mi permette oggi di avere, come dire, una storia da poter portare, che insieme alle competenze da mental coaching fanno sì che io possa dare, credo, dovrebbero dirlo gli altri, un buon supporto alle persone intorno a me.